ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Parte il progetto del Centro Federale del Basket nell'impianto di Via Togliatti. Ci sono i fondi del PNRR, un meccanismo che richiede tempi stretti. Sì, come ho detto prima in conferenza stampa, i tempi sono stretti e quindi però noi lì possiamo far poco, è tutto in mano al comune, all'amministrazione pubblica. Quello che possiamo fare è vigilare e spingere per far sì che i tempi siano rispettati. E questa sarà anche una casa anche per i tifosi, per la comunità sportiva pesarese? Assolutamente sì, è nato questo obiettivo, è nato solo esclusivamente per questo. Questo deve diventare un punto di aggregazione dei tifosi, VL sicuramente, poi se ci aggiungiamo anche tanto altre cose, ben venga. L'impianto, come si vede da qua, ha tre vasche, una vasca da 25, una vasca media, una vasca piccola, e quindi vuol dire che ha tutte le caratteristiche per ospitare qualsiasi tipo di utenza da 0 anni andando in avanti. Vogliamo tenere degli orari d'apertura molto ampi, quindi apriremo alle 6.45 del mattino fino alle 22 per poter ospitare qualsiasi tipo di esigenza che le persone giustamente hanno. Sarà sempre garantito una presenza di corsia per il nuoto libero, quindi chiunque vuole arrivare o con un abbonamento acquistando l'ingresso singolo può entrare a nuotare, e poi chiaramente avremo un palinsesto amplissimo che andrà dai corsi nuoto alla ginnastica in acqua con tutte le caratteristiche del tipo, quindi dall'hydrobike, lo spin bike, all'attività di riattivazione motoria per le persone che comunque hanno delle difficoltà durante tutti gli orari della giornata.